Grazie Presidente. Vede, io stimo il collega Ermini, che è persona assolutamente leale e corretta, però non accetto le affermazioni che ha appena formulato, perché il collega Ermini sa benissimo come la maggioranza parlamentare, in modo particolare il Partito Democratico, abbia impiegato 45 giorni, che sono i giorni dai quali questo decreto è in vigore e sta producendo effetti, perché il collega Ermini sa benissimo che in questo preciso istante gli effetti del decreto sull'articolo 4 e a beneficio dei reati di cui al 4 bis sono attualmente in vigore e i mafiosi stanno beneficiando di questo privilegio o di questo regalo. Il collega Ermini sa benissimo che le forze politiche che hanno insistito violentemente, con quel poco violentemente ma nel rispetto della democrazia e in modo pacifico, e anche il collega e anche la Presidente Ferranti lo sa benissimo, che le forze politiche che hanno stimolato la modifica e la cancellazione dei benefici dei reati di cui al 4 bis sono la Lega Nord da un lato e il Movimento 5 Stelle dall'altro lato, e sapete benissimo che lo stimolo, Molteni, si rivolga alla Presidenza, per questo ravvedimento tardivo e inefficace o parzialmente inefficace è stato sollecitato da una serie di magistrati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Ricordo al collega Ermini che questo decreto, così come oggi in vigore, esce da un Consiglio dei Ministri e questo decreto è stato votato dal Presidente Letta del Partito Democratico, dal Ministro Cancellieri nominata dal Partito Democratico, e faccio presente che sull'emendamento Ferranti, Molteni, Colletti il Governo si è astenuto, il Governo non ha dato parere positivo. Il vostro governo, il governo rispetto al quale voi ieri avete dato la fiducia, non noi, Presidente.